Ma fammi prendere almeno il rasoio e lo spazzolino da denti, il treno parte alla mezza! Va bene, non si può stare tranquilli nemmeno la domenica! Ma... Dica, signor Brando, vuol ballare con me? Ma ci sono tante belle ragazze, guardi, perché non invito una di loro? Come? Io sono la più bella? Grazie, signor Brando, grazie! Ci sta le ore al bagno, ci si legge Pecos Bill, Pantera Bionda, tutti gli altri giornaletti... E il treno parte. Il visone quest'anno va di meno. Non sei di moda. Il visone platinato, si intende. Mi presti le scarpe nuove? Devo uscire. Devo uscire anch'io. Ma ieri la camicetta te l'ho prestata. Se mi lasci la gonna azzurra. Ah, già te la sei messa. Ho una grande notizia. Indovinate. Ti sei presa il mio reggicalco. Te lo ridò subito, il mio si era rotto un elastico. Ma ragazze, non vi vergognate. Che notizia, a me? Sta zitta. Ma vatti a vestire tu, questa mi pare la casa dei nudisti. Andiamo, sei il padre. È un po' di pudore, no? Sai, ti ho preso anche le calze. Anche le calze? Ma lascia andare. Qual è la notizia? Mi sposo. Ti sposi? Sì. E chi sposi? Sandro. Chi è Sandro? Non lo conosci, papà. Ma dove l'hai incontrato? Alla scuola di lingue. Ah, ecco, e cosa fa a scuola con te? È lì anche lui per imparare l'inglese? Lo insegna. Anzi, lo insegnava, adesso non c'è più. L'ha cacciato via. Ha trovato un posto migliore. Ora è impiegato in una compagnia di linee aeree. Parla l'inglese, il francese e il tedesco come l'italiano. Ha girato mezzo mondo. È pilota? No. Ma cosa fa? È steward. Te che bravo! Ma cosa guadagna? 70.000 lire al mese. E cosa resta questo steward? Beh, è uno che sta nell'aereo insieme ai passeggeri. Sì, buca i biglietti. Zio Amati, buca i biglietti. Sentiana, se gli danno 70.000 lire al mese, più di quello non fa. Mi fai venire i nervi. Ah no, una bella ragazza come te, con tutta quella bella esuberanza, li sposa un professionista, non un impiegato. Ma non è un impiegato, è uno che vola. Uno che guadagna 70.000 lire al mese è un impiegato. Un impiegato che vola, ma sempre un impiegato, come tuo padre. Che c'entro io adesso? Con la differenza che tuo padre sta in terra e quell'altro vola. Ma alla fine del mese si trovano in terra tutte e due. Senti, ricordati che io sono un viaggiatore di commercio molto apprezzato. Da chi? Da me no. Ma guarda uno che Peppino, si deve sentir dire la cognata, io domando... Peppino, la povera zia che nasceva De Fontana, lo diceva sempre. Il Peppino, gran bravo figliuolo, pieno di qualità, ma un solo difetto. È meridionale.
E quando parla, alza la voce. Vabbè, allora parliamo come parlano i milanesi, eh? Mi fai il piacere di smacchiarmi subito questa giacca. Ecco, e poi vorrei sapere che c'è da dire sul mio conto. C'è che le tue figlie, se vogliono uscire, devono rubarsi i reggicalze. In questa casa, chi esce prima, si veste. Queste figliole, la vita che abbiamo fatto noi, non la devono fare. Devono sposare un signore. Uno che le faccia marciare in automobile. Il tuo ha l'automobile? Sì, ha la Lambretta. Ah, perché la Lambretta è un'automobile. Ma va a benzina come un'automobile. Non è che la giacca di tuo padre va a benzina, ma non è un'automobile. Ma si farà la Topolino appena gli aumenteranno lo stipendio. Senti, tuo padre prima dell'altra guerra doveva farsi la 501 e non se l'è fatta. Dopo la guerra doveva farsi la Balilla e non se l'è fatta. Prima di questa guerra doveva farsi la Topolino. Dopo la liberazione doveva farsi la Priglia. Insomma, non facevano tempo a uscire le macchine che tuo padre se le doveva fare tutte. Mati, adesso mi dimentico di stare a Milano, Queste ragazze sono come figlie mie e le guido io. Io non mi sono sposata, per pensare a loro. Sì, Mati. Di gioia bella. Papà dice che non ti sei sposata perché non hai trovato un cane che ti si portasse via. La povera zia. Che nasceva sì, de Fontana. Lo diceva sempre, il Pepino è un gran bravo figliuolo, pieno di qualità, ma ha un grosso difetto. Ha la lingua lunga e a Milano non si farà mai strada. Intanto il tuo, se si vuol fare l'automobile, se la deve fare prima di sposare te. Altrimenti tra due guerre sei ancora qui, che vai in Lambretta. Vostra madre, buona donna, voleva vedervi felici, invidiate. E quello che non ho potuto fare lei, lo farò io, finché sarò in vita. Zia Matti, io voglio lavorare, mi voglio impiegare. Così aiuto Sandro e mi faccio il corredo. Questo no. Lo sapete come la penso. Le ragazze devono stare a casa e non spazzolare per gli uffici. Lo so io quello che succede negli uffici quando una ragazza è bella. Tanto marito lo trovate lo stesso. Io se fossi in te ci penserei invece di sposare il primo che capita. Puoi trovare un partito migliore. Te ne vuoi andare? Impicciona. Quando le grandi parlano tu non devi ascoltare. E chi ti sta a sentire? Mi importa assai di quello che dici, figurati. Ma il tuo ce l'ha l'automobile? E mischiati dei fatti tuoi. Quando telefona glielo dico che mi tratti male. Lui è sempre tanto gentile. Mi dice tesoruccio bello, mi chiami tua sorella. Ricordatelo bene. Mati, tu non mi devi scocciare, hai capito? Zia Mati, la fai finita. Ma cosa gli ho detto? Sembra un destino. Ogni volta che papà deve partire lo fai andare via avvelenato. Ma io lo faccio per voi, perché voglio vedervi felici, invidiate. Papà, papà, hai preso il pullover? Sì, l'ho preso, l'ho preso. E fermati un momento. Guarda come ti fai il nodo. E copriti, che la sera fa ancora freddo. Neanche la domenica ti riposi. Se il lunedì arrivo sul posto prima degli altri, faccio più affari. Ho necessità di guadagnare, lo sai. Sì, sì, ma non c'è bisogno che ti ammazzi per noi. Possiamo anche vivere con meno. Anne, quando avrai una famiglia anche tu, ragionerai diversamente. Gli vuoi bene? Sì, papà. Sei un bravo ragazzo. Sono sicura che ti piacerà. Ti somiglia. Quando torni? È sabato. Faccio Ancona, Bologna. Se passo per Sulmona, ti porti i confetti. Quando torni te lo faccio conoscere. E non te la prendere. Zia Matilde non è cattiva. Lo fa solo per il nostro bene. E lei pensa che solo con i denari si è felici. Pure tu la pensi così. Papà, io sono come te, lo sai. A me dei denari non me ne importa niente. Pronto? È andato via adesso. Vienimi incontro. Ciao. Zia? Di, gioia bella. Quando il gatto non c'è, i sorci ballano. E lasciale stare, che quando sei grande ballerai anche tu. Ciao, papà. Ti sei dimenticato qualche cosa? E dov'è, papà? Vi siete spogliati come raggi, Cretina. Zia! 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 Signor, ma lasciatela stare, quest'anima innocente, andiamo! Ce l'hanno sempre con me queste due! Ciao! 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 Buongiorno! Dove preferisci andare? Dove vuole lei? Non ti riesce proprio di darmi del tuo. Facciamo colazione insieme? Non ti fa piacere? Mi fa piacere, ma lei va sempre in posti dove la gente è tutta vestita. Oh, sì, insomma, io non sono vestita molto bene. E poi quando torno a casa non posso dire che ho mangiato con lei. E per non mangiare di nuovo mi tocca inventare che ho mal di testa. E allora zia Matilde dice, è la debolezza, e mi fa bere due uova. Ma ride.
Ma se sapesse come detesto le uova da bere. Scivolano in gola così, in una maniera brutta. Lei ride di me. No, no, non rido di te, amore mio. È che sono felice. Ti voglio veramente bene, Sofia. Sei tanto diversa dalle donne che ho conosciuto. Vedi, non è molto difficile. Come ti dicevo, il divorzio lo terrò in 3 mesi. L'avvocato mi ha già preso la residenza a San Marino. Ma devo lasciare la casa dei miei per dimostrare davanti alla legge che sono andato proprio a stabilirmi a San Marino. Naturalmente seguiterò ad abitare qui a Milano, ma di nascosto in un altro appartamento, finché non avrò ottenuto il divorzio. Cosa vuoi farci? La legge vuole così. Ma con sua moglie dove abitava? A casa dei miei genitori, perché Pipri ha fatto tante di quelle storie che ho dovuto restarmene in casa anche da sposata. Ma non mi aveva detto che sua moglie si chiama Maria Grazia? Infatti si chiama Maria Grazia. Beh, prova tu a tirare questo colpo. Vediamo che sei capace di fare. Ma scusi, allora Pipri chi è? Pipri? Pipri è mia madre. Non vuole che io la chiami mamma. Preferisce che la chiami per nome. Ah. Sai com'è? Le dice che sentirsi chiamare mamma da un giovanottone come me la invecchia. E poi dire senti Pipri invece di senti mamma è più sportivo, non trovi? Sarà. E tua madre come la chiami? Io. Ah, scusa. È morta che avevo 7 anni. Ma penso proprio che la chiamavo mamma. Per una principiante non c'è male. Senti, per l'appartamento da affittare mi è venuta un'idea. Dopo di qui sai dove andiamo? Al grattacielo. Che ti piacerà. Guarda. È un momento che faccio vedere alla signorina. Faccio con comodo, signor Mongani. Anzi, se non ha bisogno di me, scendo giù. È per non lasciare la portineria sola. Come vuole, grazie. Salgo poi io a chiudere, eh? Sai che ho deciso? Intanto l'appartamento lo prendo per me. Poi lo arrediamo insieme, così una volta sposati sarà la nostra casa. Ce la troveremo già pronta. Dimmi solo se ti piace. È meraviglioso. Va bene. Io domani firmo il contratto di affitto e dopodomani andremo in giro per i mobili. Ne ho visti certi molto belli in via Sant'Andrea. In via Sant'Andrea? Sì. Non ci sono antiquari in via Sant'Andrea. Non so, io parlo di quel negozio di mobili vicino al cinema. Ma quindi è un negozio di mobili nuovi, no? Preferisci comprarli usati? Ma no, amore mio, non usati, antichi. I mobili moderni non vanno più. Vedrai, vedrai, ti insegnerò tutto io. E quando staremo insieme, ti farò capire tante cose. Per esempio, posso dirtene una? Dimmi. Ah, finalmente mi hai dato del tu. Oh, non me ne sono nemmeno accorta. Tanto meglio. Che volevi dirmi? Che ti insegnerò a vestire. Compreremo insieme le cose che ti occorrono. Non compreremo mai scarpe verdi. Perché? Non sono belle. Una donna chic non porta scarpe verdi. E non porto orecchini di questo genere e cose vistose. Amore mio, ti regalerò tutto io. Vestiti, borse, scarpe. No, andiamo via. Un bacio solo, in questa casa che sarà la nostra. Vedrai, ci porterà fortuna. Ma tua moglie dove l'hai conosciuta? Che c'entra mia moglie? Niente, così. Ma sai che sei un tipo strano? Uno ti sta baciando e un tratto a Zac, tua moglie dove l'hai conosciuta? E per curiosità, no? Dove l'hai conosciuta? In clinica, mi operarono di appendicite. Lei era infermiera e siccome mi curava... L'hai sposata? Già, perché c'è qualcosa che non va. Sì, va, va. Ma tuo padre non disse niente? Sono figlio unico e a casa me le hanno sempre date tutte vinte. Ma ancora un bacio. No, adesso basta. Non ti piace che ti baci? Ma sì, mi piace, ma non qui. Ma sai che mi tratti proprio male? Su, non fare il bambino, andiamo via. Pedala Marini. Si preparino i bianchi. Pronto? Pronto. Pull. In pedana Sebasti. Si preparino. Dai, Armandone! E stai zitta, ti notano. Mi notano. Beh. Pronto? Pronto. Pull. È proprio innamorata del suo fidanzato.
Ma certo che voglio molto bene ad Armando. E ci tiene tanto a sposarlo? Naturalmente, signora. Una ragazza come lei dovrebbe essere libera. Altro che pensare a sposarsi. A me piace avere un marito. Vorrei avere la sua età e la sua bellezza, come saprei farle fruttare. Gli uomini li vorrei così ai miei piedi, altro che... A me gli uomini non interessano. Oh, capisco. Pronto? Pronto. Pull! In pedana dei fatti, si preparino marini e di bianco. Pronto? Pronto. Pull! Ah, bambina cara, venga a trovarmi uno di questi giorni con Armando. Mi piacerebbe parlare con lei. Mi scusi. Attenzione, attenzione. Giusto, Fred. Pronto. Siamo alla classifica finale della gara 74. Vedi il fucile di quella francese? Costa 1 milione. E il mio nemmeno 200.000 lire. Certo, se avessi un fucile come quello, farei 20 piccioni su 20 sicuri e mi ripagherei il fucile. Il primo premio, 1 milione. Scusa, sai, se ti parlo di altre cose proprio durante la gara. Ma vuoi dirmi chi è quella signora che mi hai presentato? Ma cara, è una signora come tutte le altre, chi vuoi che sia? Ma è mai possibile che ogni volta che ti presento qualcuno ti metti a fare delle storie? Ha dei modi che non mi piacciono per niente. Eppure ti assicuro che è una gran brava persona. Mi conosce da quando ero ragazzo, ma non la vedevo da anni. L'ho incontrata qui, potevo non salutarla? Potevi fare a meno di appiccicarmela. Ho dovuto subirmi tutti i suoi strani discorsi. A sentir lei non dovrei neanche sposarmi. Senti, non è questo il momento. Devo pensare alla gara adesso. Avanti, torna su in tribuna. Ci tieni tanto che stia insieme a quella signora? Su, non fare la difficile. Lo capisci che non si può piantarla così ora? Che ha? Niente. Senti, amore mio, domenica vengo a parlare con tuo padre. Sei contento? Ci vieni veramente? Ma sì, ci vengo. Ancora insisti? Ormai abbiamo accettato l'invito. Io non ho accettato proprio niente. Non farmi fare una figuraccia, ti prego. Hai fatto male a dire di sì. Come vuoi, ci andremo un altro giorno. Se è per me, non ci verrò neanche un altro giorno. Non ci tengo a frequentare certa gente. Perché insisti tanto? Ragazze, vi presento la fidanzata di Armando. Queste sono le mie nipotine. Vorrei farle una proposta. Perché non resta a pranzo con noi? Non posso, signora, devo tornare a casa. Telefoni avvertendo che pranza fuori, non può proprio. Va bene, signora, grazie. At what time does the plane for New York leave? Departure time at 10:30, sir. This is your time. Thank you very much. You're welcome. Scusi, a che ora parte l'aereo per New York? Ciao, Anna. Ciao. Papà, questo è Sandro. Molto contento di conoscerla, signor Pandellotti. Mi avevi detto alle 7:30. Difatti, sono pronto, vengo subito. Beh, che te ne pare? Simpatico. Buonasera a tutti. Buonasera, signorina Anna. Signorina Anna. Buonasera, Anna. Sei abbastanza conosciuta qui, eh? Sì, ci sono venuta un'altra volta. Sette e mezza precise, puntuale come tutte le sere la nostra signorina Anna. Ho girato mezzo mondo. Il nostro è un mestiere curioso. Adesso siamo a New York e 16 ore dopo siamo a Roma. E così di seguito in tutte le parti del mondo. E questo accostamento continuo di ambienti diversi, di costumi, di mentalità opposte, mi ha aiutato a comprendere molte cose. Ogni volta che torno in Italia capisco qualcosa che prima non avevo capito. Lo senti, papà? Tu mi ci manderesti in giro per il mondo? Ci manderei. Che c'entra? Tu sei una donna. Io sono dell'opinione che una donna debba imparare a guardarsi da sé. E poi nella vita ci vuole coraggio. Altrimenti qui da noi le donne non usciranno mai fuori dalla schiavitù dell'uomo. Ma insegna certe cose proprio a lei che dovrà diventare sua moglie. Ma certo. Mia moglie mica mi deve considerare il suo principale, che se non sta zitta la licenzia. Io desidero che mia moglie sia una ragazza indipendente. Ma cosa vuol che le dica? In fondo è lei che se la deve sposare. Io, per dire la verità, certe idee in testa a mia moglie non gliele metterei. Io la penso diversamente. Le mie ragazze devono stare in casa. Una volta sposate faranno quello che vorranno. Per ora preferisco tenermele sotto gli occhi. Intendiamoci, sono tutte quattro brave ragazze, eh? Ma con le donne non si sa mai, no? Fammi prendere il rasoio e lo spazzolino da denti. Il treno sta per partire. Ogni volta la stessa storia, sai. Sempre così. Beh,
Che volevi dirmi? Niente, non è una cosa che si può dire in 5 minuti. Se devi partire te lo dirò quest'altra volta. No, abbiamo tutto il tempo per chiacchierare un po'. Il treno parte fra 1 ora e mezza. Se non faccio così, quella sta 3 ore al bagno. Che giorno è oggi? Mercoledì. E già il mercoledì esce per Cosby, Pantera Bionda e Tira e Molla. Ecco, così sta fino alle 9 al bagno. Dunque, che c'è? Papà, mi sposo. Anche tu? Sì, papà. Figlia mia, 100 anni di felicità. Mattia, hai sentito? Sappiamo tutto. Ecco, naturalmente, l'ultima a sapere le cose in questa casa sono io. Papà, non ricominciamo, indovina chi sposa. E come faccio? Mongardi. Parente di... Parente, è lui. Mongardi, Mongardi? Già, il figlio. Sofì, non scherziamo. Papà, se ti dico che lo sposo... Sofì, quelli c'hanno i milioni. I milioni, i miliardi vuoi dire. E con i miliardi sposa lei? Papà, mi fai venire i nervi. Figlia mia, non t'arrabbiare, ma è umano che abbia certi dubbi, scusami. E quando mi viene a parlare? Chi? È il padre. Oh, papà, il padre, con quello che ha da fare viene a parlare con te. Ma con chi deve parlare, scusami? Io non ci vedo chiaro. Va bene, ci andrò io, così non si disturba. Io ritorno sabato, fissami un appuntamento. Ma io non so se sabato potrà. È fissala per domenica, per lunedì, per quando vuole lui, tanto io riparto martedì. Semmai posso partire anche mercoledì sera. Ma dove l'hai conosciuto? Papà, l'ho conosciuto, ci siamo piaciuti e così... Buonasera a tutti. Matrimonio in famiglia. Ah, glielo hai detto? Sì, pensavamo di sposarci quest'autunno. Oh no, non parlavano di noi. Parlavamo di matrimoni sul serio. Ma ti, non fare l'indisponente. È Sofia che si sposa. Auguri allora. E chi è il fortunato? Mongardi. È parente di... È lui. Il matrimonio del secolo. Tenute, castelli. Sì, Amati, non ha né tenute né castelli. È un industriale. Ha le fabbriche, qualche villa. Hai sentito come lo dice? Qualche villa. Brava! Perché non ci sposiamo lo stesso giorno? Due sorelle sarebbe bene. No, sono mica due matrimoni da farsi insieme, diamine. Al suo verrà mezza Milano. Macchine, fotografi, gente di quel mondo. Sai, tutta vestita come vanno vestiti loro, insomma. Perché vuoi andare a fare una brutta figura? Zia Matti, mi hai seccata, hai capito? E perché? Tua zia ha ragione. Dal suo punto di vista ha ragione. Soltanto che il suo punto di vista è sbagliato. Cosa? Cos'è che è sbagliato? Sì, perché lei è convinta che una ragazza debba cercarsi un marito ricco. Ed una volta che l'ha trovato è a posto. Ma si capisce che è a posto. Perlomeno se il matrimonio va male le rimangono i danari. Ma se sposa un povero e il matrimonio le va male, cosa le resta? E non sarebbe meglio in un caso o nell'altro che fosse indipendente? Guardi le sue nipoti, loro tre. Perché Simonetta è una bambina ed è ancora in tempo a salvarsi. Ah, perché loro tre sarebbero perdute. Certamente, non sono che 3 braccianti. Che? Braccianti? Sì, che cosa sapete fare? Come che sappiamo fare? Non sapete fare nulla, perciò siete 3 braccianti. Noi sappiamo fare... Avanti, cosa sapete fare? Voi sapete fare una cosa sola. Che vuoi dire? Esattamente quello che pensi tu. Noi non abbiamo capito. E invece avete capito benissimo. E sapete chi vi ha fatto sbagliare? Lei e lui, lei per prima, perché non vi ha insegnato ad avere la dignità del vostro sesso. Cos'è quest'altra storia adesso? È semplicissimo. Guardi le ragazze americane. La prima cosa che fanno è cercare di lavorare ed essere indipendenti. E quando hanno raggiunto l'indipendenza, scelgono il marito che vogliono loro. Ah, perché da noi una ragazza non sceglie il marito che vuole lei. Non sceglie un bel niente, anzi, nella maggior parte dei casi è costretta ad accettare il marito che le capita. E non avendo raggiunto una posizione sociale indipendente, dipende dall'uomo e lo subisce in ogni caso. Ma il destino delle donne, caro giovinotto. Bel destino, cara signora, proprio un bel destino. Da noi le ragazze passano la vita a sorridere ai probabili mariti, anche se non sono di loro completo gradimento, purché uno di loro le sposi e le mantenga, e ad adescarli. Adescarli poi, lei si esagera. Sì, adescarli, con la stessa tecnica che usano quelle per adescare i probabili clienti. Scusate il paragone, ma ci manca poco. La base è la stessa, mettere a frutto la propria bellezza per cavarne danaro, pur di non lavorare. Io capisco il tuo punto di vista, quantunque non sia perfettamente d'accordo. Solo vorrei chiederti, ma secondo te io, in che ho mancato? Nel dire loro, state in casa ed aspettate che passi uno che vi sposi e vi mantenga. E la zia ha sbagliato nel consigliare ad aspettarne uno ricco, che passi ma in automobile. Anna adesso sta studiando l'inglese, ma dopo sposati le voglio far prendere una laurea. Non si sa mai nella vita, potrebbe stancarsi lei di me o potrei stancarmi io di lei. È meglio che sia indipendente da me. Mi vorrà bene molto più liberamente. Beh, vuoi che andiamo al cinema, Anna? Posso andare al cinema qua vicino con Anna, signor Bardellotti? Puoi andare dove vuoi con mia figlia. Anche se hai delle idee un po' curiose, so che sei un bravo ragazzo.
Buonasera, Sandro. Ciao, Simonetta. Vuoi venire al cinema con noi questa sera? Beh, veramente non mi va di uscire e poi devo fare ancora i compiti. Beh, forse non è nemmeno adatto per lei. Non è un film di avventure. Danno Fronte del Porto. Con Marlon Brando? Sì, mi pare. Un momento. Sono pronta. Benissimo. I compiti li fa il Marlon Brando. Buonasera. Arrivederci. Allora, siccome tua zia non vuole, noi non dobbiamo sposarci. Ma ci sposeremo, non subito. Sarà questione di aspettare. Siamo tanto giovani. Appunto perché siamo giovani non mi va di aspettare. Io volevo fare le cose in regola. Adesso si è messa di mezzo tua zia e faremo come fanno tutti gli altri. Così tua zia sarà contenta. Senti, io faccio quello che vuoi tu perché ti voglio bene. Però te lo devo dire, non ci vengo volentieri. Allora non mi vuoi bene? Ma sì che ti voglio bene. Però le cose irregolari a me non sono mai piaciute. Avrei preferito sposarmi come si sposano tutte le ragazze per bene. E non facendo quello che tu vuoi fare. E di chi è la colpa? Mia o di tua zia? Ma mia zia non dice mica di andare dove vuoi andare tu. E allora torniamo indietro. Ma no, farò quello che vorrai. Preferiscono di sopra? Sì. Ordinano subito o aspettano? C'è il campanello. Se lei non suona, io non vengo, eh? So a cosa stai pensando. Lo penso anch'io, sai? Su, non piangere. Non posso, lo capisci? Lo capisco. Non mi sento di fare certe cose in questo modo. Ho sempre pensato di sposarmi, di avere una vita regolare. Hai ragione. Non credere che io non ti voglia bene, Sandro. Lo so che mi vuoi bene. Te l'ho proposto così. Anzi, vuoi che ti confessi una cosa? Mentre te ne parlavo, non ci credevo nemmeno io a quello che stavo dicendo. Allora non sei arrabbiato con me? No, noi non siamo nati per certe cose. Invece di fare gli stupidi, dovremmo affrontare tua zia. In fondo è colpa sua se ci stiamo comportando in questo modo. Io ti voglio sposare, non ti voglio condurre in posti come questi. Ma bisogna che tua zia la smetta di trattarci in quel modo. Su, vieni, andiamocene. Aspetta. E che direi, cameriere, se ce ne andiamo via subito? Già, accidenti, ci mancava pure quello. E adesso cosa gli diciamo? Ma non lo so. Diciamogli che ti sei sentita male. Ma quello non ci crede. Non hai visto che faccia aveva. Sai cosa penserà? Che cosa? Che tu sei un brutto e che io mi sono ribellata. E tu spettinati un po'. Forse meglio un po' meno spettinati. Aspetta. Ne ho pensato un'altra. Ti sbaffo di rossetto. Adesso bisogna proprio che andiamo. Sarà meglio per tutti e due. Vogliono ordinare? No, quanto le devo? Ma com'è? Vanno via. La signorina non si sente bene. Faccia lei, cosa vuole che le dica? Ma almeno mangino. Qui si mangia bene, sa. Le ho detto che la signorina non si sente bene. Se lei si scoraggia subito, bisogna essere audaci con le donne, caro signore. Allora prendo anche i due vasi e la specchiera. Però dovrebbe mettere tutto sul conto. Ma non si preoccupi, signor Mongardi. Pagherà con comodo. E saluti la mamma. Le dica che appena mi capita quel trumore telefono. Va bene. Arrivederci. Metta tutto sul conto, per se la fa a pagare. Non si preoccupi, signor Mongardi. A pagare c'è sempre tempo. Gliele mando questa sera. Arrivederla. Arrivederla e buonasera.
Quello è il figlio del Mongardi. Beato lui. Metta pure qua. Questo sopra. Tenga. Questa è la fattura, signor Mongardi. Dica che la mandi a mio padre, ci penserà lui. Va bene, grazie. Buongiorno. 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 Ma chiamandosi Mongardi non è difficile mettere su una bella casa. Ma tuo padre che dirà? Di che? Di tutti questi conti. Mio padre ha altro da pensare. E non dirà nulla. Hai speso un patrimonio. Senti, sbaglio o non hai pagato nessuno? Amore mio, non si usa pagare direttamente. C'è un amministratore, pensa lui a tutto. Scusa, sai se te l'ho detto, ma è che da noi se uno non paga prima non gli mandano neanche uno spillo. Questione di abitudine. Sei felice? Sì. Perché non andiamo di là? Così brindiamo alla nostra felicità. Vieni. Vieni. Di là. Perché non restiamo qui? Tra 2 mesi sarò divorziato. E potremo sposarci anche il giorno dopo. Vieni. Ma non stavamo meglio di là. Ma che hai? Non ti fidi? Ma no. Sai, non è che io non mi fidi di te, ma è che io sono una ragazza. Lo so. E una ragazza, devi capirlo, che sì, insomma... Ma dove stavi andando a finire? T'avevo detto interno 6. Ho incontrato una signora al piano di sotto. E con questo? Ho fatto i gradini a 4 a 4. Non volevo che mi vedesse mentre entravo qua. E che male c'è? Possibile che tu non capisca certe cose. Ti piace? Sì, mi piace. Sei soddisfatto? Finalmente ci sei riuscito. Faccio sempre quello che vuoi tu. Oh, stiamo qui 5 minuti e poi ce ne andiamo. Che ipocrita. Cosa? Ipocrita? Sì, ipocrita. Guarda un po'. Se io dovevo andarmi a innamorare di te come una stupida. Ma almeno mi vuoi bene come te ne voglio io. Cara, ma certamente. Guarda, ho preso un catalogo di mobili. È ora di pensare alla casa, no? Di, ti piacciono, amore? Sì. E adesso guarda qui. 1 milioncino. Ho concluso un affare. Un affare? Sì, un affare. Così cominciamo a mettere su casa. Sei arrabbiata? Sì, con me. Allora se credi ce ne andiamo. Io non voglio costringerti a fare le cose per forza. Non fare lo stupido. Lo sai che ti voglio bene. Sofia, guarda chi sta arrivando. Sono i miei. Pri, ciao. Ciao papà. Sofia, vieni. Bentornata, Pri. Come stai? Bene? Ti presento Sofia. Sofia, ecco Pri. Non sembra mia sorella? Papà? C'è anche zia Laura. Sei proprio fortunata. Come stai, Pri? Sai che hai preso una bella tinta? È stata 2 mesi a Capri. Ma quando sei tornata? Ieri sera. E Giuseppe mica mi ha detto niente. Credi che a casa nostra il cameriere ti informi mai su chi parte o chi arriva? Sono stata io. Ero stanca, non volevo vedere nessuno. Ah, scusa, Pri. Di, non sembra proprio mia sorella? Lo hai già detto e la signorina già non ti ha risposto. Oh, scusi, signora. Ma prego, cara. Ti avevo detto che io non volevo conoscerla. Vuoi fare sempre di testa tua. Sapevi che eravamo qui e così sei venuto apposta con lei, vero? No, papà, quanto la fai lunga. Non rispondermi in questo modo perché non sono mica tua madre, io. A me sta tranquillo che anche se mi dici che sembro tuo fratello, in tasca non mi ci metti, sai? Caro, se vuoi posso riprendere il treno oggi stesso e tornarmene a Capri, per quanto ci sto bene qui. Ma cosa c'entri tu? Allora non mettermi in mezzo. Insomma, che intenzioni hai con quella ragazza?
Io la voglio sposare. Sposati? Sì. Un'altra volta? Uno, due, tre. Auguri tanti al cittadino della Repubblica di San Marino. Auguri per la nuova casa. Grazie. E auguri alla graziosa fidanzata. Grazie. Festa meravigliosa. E tu cosa fai lì tutta imbusonita? Divertiti su anche tu. Ah sì, mi diverto, mi diverto. Non sembra. Ma che ti succede? Niente. Che carattere curioso, eh? Non si riesce mai a capire cosa ti passa per la testa. Vi piace la mia nuova casa? È molto bella. Signorina, c'è un signore che la desidera al telefono. Ma me chi? Non ha voluto dire il nome. Dice che si tratta di una cosa urgente. Scusa, Sofia. Vai. Ma chi hai? Niente. Ti secca che zia Matilde ti abbia costretta a venire qui? Mi secca che mi abbia costretta a dire delle bugie a Sandro. E perché non è venuto anche lui? Ma non lo sai che insieme a zia Matilde non ci vuol venire? Quella è capace di trattarlo male davanti a tutti. E che scusa gli hai messo per venire qui? Gli ho detto che dovevamo andare con te e con zia Matilde da una cugina di papà che sta molto male. Se non fosse per te, credimi, non l'avrei fatto. Non mi piace dire bugie. Signori, attenzione! Attenzione, prego. Allora si parte subito per la caccia al tesoro. Oh, facciamo le coppie. Vediamo un po'. La Sofia va con De Blasi, la Anna con Vannucci. Tu vai con Alberto. La Tilde va con Spinetti. No, mi dispiace, ma non posso partecipare alla caccia al tesoro. Ma perché? Devo passare prima in un posto. Vi raggiungo dopo. Allora, la Linda va con Mongardi. Dunque, la Lori va con Roberto. Un momento, signora. La Pinuccia va con Cicci. Signora. Io partecipo alla... Sì, però un momento. Dunque, il Roy va con la Lalla e... Scusi, ma io con chi vado? Ecco, un momento. La Liuba con Riccardo. Pinuccia Cicci. Roy Lalla. Liuba Massimo. Lori Roberto. Vannucci Bardellotti, Linda Mongardi. Anna, presentami, signore. Ah, ti presento il dottor Vannucci. Piacere, signora. Sono la zia. Piacere, scusa. Ci vediamo dopo, eh. Fatevi onore. Svelta, apra la busta. Che c'è scritto? Dove il panettone ha più luce perché è più grande. Lei che ne dice? Ma io non me ne intendo, è la prima volta. Non so neanche in che consiste la caccia al tesoro. Beh, per prima cosa bisogna indovinare la località dove il panettone è più illuminato perché è più grande. Là troveremo un incaricato che ci consegnerà una seconda busta. Nella seconda busta c'è la lista degli oggetti da procurare. Chi procura per primo vince il premio. Secondo lei, dove il panettone è più illuminato? Ma nelle vetrine di chi lo vende. Beh, lo vendono un po' dappertutto. E poi perché più grande? Ah, ci siamo, Piazza del Duomo. Certo, in Piazza del Duomo c'è la pubblicità più grande del panettone. E adesso? Adesso bisogna individuare fra tutta questa gente chi è l'incaricato. Perché? Lei non lo conosce? No, signorina, allora sarebbe troppo facile. Ma allora come fa? Domando. Scusi, lei è l'incaricato della caccia al tesoro? Ma va al tuo paese che te cresce. No. Scusi, lei è l'incaricato della caccia al tesoro? Ma che tesoro? Mi son chi che aspetto quel tesoro della mia moglie. E lei è un'ora che aspetto. Caccia al tesoro? Sì, tesoro. Ma che ne vuoi due? Chi ha detto? Niente. Scusi? Tu, Carletto, sono il primo? E sei il terzo. Accidenti! Legga, che c'è scritto? Primo, una bandiera finlandese. Secondo, una spina di pesce lunga almeno 30 centimetri. Terzo, una grammatica cinese. Bandiera, spina di pesce, grammatica? Qui ci vuole Giuseppe. Chi è? Il mio cameriere. Venga. Ma scusi, dove andiamo? Non si preoccupi, vuole vincere la caccia al tesoro. Ma io veramente... Chi abita qui? Io. No. Che paura, non la mangio mica. Venga, si accomodi. Oh, Giuseppe, ho giusto bisogno di te. Tu sei bravissimo in queste cose. Sono sicuro che te la cavi. Ecco la lista, Giuseppe, to. Ho capito, signore. Bandiera al consolato, pesce al ristorante, grammatica... Beh, a quest'ora però le librerie sono chiuse. Il guardarobiere del Florida è cinese, prova da lui. Anche se non là ti potrà dire dove procurarla. Sa, tra cinesi. Prendi la macchina. Prego.
No, senta, andiamo via. Ma come, a piedi? Ora bisogna aspettare che torni. La macchina corre a lui. Intanto possiamo bere qualcosa, no? Grazie, ma non sono abituata a bere. Almeno si segga e bevo un martini, dia retta a me. Vedrà che le farà bene. Posso dirle una cosa? Che cosa? Che essere belle va bene, ma lei esagera. Non le piacciono i complimenti. Tarderà molto. Chi? Giuseppe? No, che vuole che ci metta? Le sono così antipatico? Che c'entra? E pensare che lei mi è tanto simpatica. Appena l'ho vista mi son detto, ma guarda che bella creatura. Chi sarà il fortunato? Vorrei essere io. Proprio non le vado, eh? La prego, cambiamo discorso. È perché non mi conosce abbastanza. Vede, io sono un tipo che magari così a prima vista non faccio tanta simpatia, ma poi se mi si conosce meglio, via, anche se ci diamo un bacio, cosa c'è di male? Senta, io non so che intenzioni abbia. L'avverto però che certi discorsi non mi piacciono. Sua sorella è più malleabile. Lasci in pace mia sorella. Lei non c'entra. Preferisco aspettarlo all'ingresso, il suo cameriere. Signore, ecco la bandiera, la spina di pesce e la grammatica. Grazie, Giuseppe. Andiamo. Bandiera finlandese! Ehi! No, questo non va, non può andare. Questa poi non è lunga neanche 20 centimetri. Ma tu una spina di pesce così non l'hai vista. Questo poi non è cinese, questo è coreano. No, noi abbiamo tutto. È cinese? Sì, è cinese, questo bandiera è cinese. Bandiera finlandese? Bandiera finlandese. E voilà! Ma che è, un pesce spada? Magnifico! Silenzio! Bravo! Ha vinto la coppia Mannucci Valdellotta. Attenzione, adesso tutti al Canova per la nomina di Miss Caccia al Tesoro. Arriva ultimo è un fesso. Che è successo? È successo che mi trovo nei guai grossi. Che dici? Ti ricordi il milione che ti feci vedere quel giorno? Beh, non era mio, purtroppo. Ma se volevi comprarci mobili? Proprio per questo sono nei guai. Il milione era di un cliente. Dovevo versarlo in banca quando mi hanno proposto un affare. Si trattava di guadagnare il doppio in due giorni e versare subito dopo il milione. E così l'ho adoprato. E allora? Allora? Era una truffa, ci ho rimesso tutto. E che succederà ora? Purtroppo il mio cliente non sente ragione e vuole denunciarmi. Ti denunciano? Non è possibile. Sì. O entro sabato restituisco i soldi o mi denunciano. Non credere, ho anche pensato a te, Tilda. A me? Sì, cara. Volevo metter su casa. Volevo sistemarmi per poi sposarti. Cosa hai deciso di fare? O trovo qualcuno che mi presta il milione entro sabato oppure scappo via. Ma in prigione certo non ci vado, non mi lascio prendere. Te ne vai. E cosa vuoi che faccia? Che stia qui tranquillamente ad aspettare che mi arrestino? Ma vendi la macchina intanto. Ma la macchina non è mia, ho versato in tutto due rate. No, no, la cosa migliore è che io sparisca almeno per un po'. Ma come posso presentarmi a tuo padre in queste condizioni? Cosa vuoi che gli dica? Che se non trovo il milione entro sabato vado in galera? Tu l'avevi già avvertito che domenica sarei andato da lui? Sì. Sì. Posso dirgli però che verrai un altro giorno. Ma non mi lasciare. Ma chi ti lascia? E allora perché parli di andartene? Non è andandosene via che si risolvono le situazioni. Io ti voglio bene, lo sai. Sono pronta a fare qualunque cosa per te. Ma che puoi fare? Posso cercare il denaro. Abbiamo tempo fino a sabato. Farò del tutto. Guarda, parlerò con mio padre, con mia sorella. Ecco, con mia sorella. Il suo fidanzato Enrico potrà prestarci la somma. Ma non andartene. Se te ne vai, per me è finita. Io non posso vivere senza di te. Tra tutte le vincitrici delle cacce al tesoro di quest'anno, questa sera verrà nominata Miss Caccia al Tesoro, con diritto di prendere parte alle finali di Parigi che avranno luogo nel prossimo mese. Le partecipanti al concorso si presentino al tavolo della giuria per lasciare il proprio nome. Scusi, signore, la desidera suo padre. Mio padre? Sì. E dove? È là.
scusate un momento. Prego. Ciao papà, ciao Peppe. Ciao caro. Adesso non si usa più neanche salutare, eh? Non ti avevo visto, scusi. No, mi pare che sia diventato un'abitudine ormai. È una settimana che non ti fai vivo. In fabbrica, naturalmente, ti guardi bene dal mettere piede, vero? Non che la cosa mi preoccupi, perché posso benissimo fare a meno di te, ma non credo che tu possa cavartela. Quindi ti consiglio di riflettere a ciò che fai. No, ma io guarda... Ma io ne ho abbastanza di tutte le tue chiacchiere. Chiediti, vai, che in piedi mi dai fastidio. Non alzare la voce, che ci sentono tutti. E poi lascialo parlare, parli sempre tu. Ah, parlo sempre io, vero? Da 30 anni, da quando ci siamo sposati, cerco di interrompere un discorso che hai cominciato allora e ancora non ci sono riuscita. Lascia che ci provi tuo figlio, chissà che non ci riesca lui. E vabbè, parla, parla, di quello che vuoi. Ho riflettuto a lungo. Sto per ottenere il divorzio, è questione di giorni. E ho deciso di sposare Sofia. Ah sì? Bell'idea. So che stasera hai dato una magnifica festa. E dicono che anche la casa sia abbastanza graziosa. Beh, niente da dire. Posso rivolgerti una domanda? Ma certo. Chi paga tutto questo? Come? Ti ho chiesto chi paga. Chi vuoi che paghi? Io, secondo te? Certo. Certo. Ma a calci per tutta Milano ti faccio correre a te a quella svergognata. Vai, vai, vai dalla tua bellezza, vai. Il suo nome, signorina? Anna Bardellotta. Grazie. Chi l'è? È la sorella di Sofia. Che Sofia? L'amica di Mongardi. Il vecchio? Ma no, è giovane. Che te ne pare, eh? Molto fine. Allora perché gesticolava in quel modo? Ma niente, è il suo modo di fare. Lui quando discute di affari gesticola sempre. Mi parlava appunto di un affare andato male. Per colpa tua? Ma no, che c'entro io? E allora perché ne parlava con te? Con chi vuoi che ne parli? Sono il suo braccio destro. Oh, e dove sei stata tutto questo tempo? Te lo dico dopo. Attenzione, le concorrenti vengano avanti. Sfilare davanti alla giuria, per favore. Sfilate adagio. Guardare la giuria. Su, vai. Non mi vergogno. Va, va, su, svelta, svelta, cammina. Perché non ci vai tu? Invece la tua età. Su, vieni, mamoletta. Bardellotti mi sembra la migliore. Cosa ci trovate di straordinario? Ma come, nella tua parte? E con questo? Ma se prima dicevi... Eh beh, prima era prima, adesso guardarla bene non mi piace più. Padrone, no? Preferisco la talenti. Va bene, potete tornare a sedervi. La giuria ha deciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene. Attenzione! È stata nominata Miss Caccia al Tesoro con diritto a partecipare alle finali di Parigi la signorina Anna Bardellotti. Oh. Alzati, ringrazia. Fa l'inchino. Fa un bel inchino. Sì, fa la riverenza, fa la penitenza. Stiamo giocando alle belle statuine. Ma pensa, vai a Parigi. A fare che? Alle finali, non hai sentito? Viaggio, albergo, tutto pagato per te e per la persona che ti accompagna. Oddio, figliole, io non riesco a rendermi conto. Anna, andiamo a Parigi. Io e te. A Parigi. La Ville Lumière. Quando? Il 28. Di questo mese? Sì. Tra 4 settimane. Calmati, zia Matì. Tanto il 28 io non ci vengo. Non vieni a Parigi? No. Pronto? Carla. Simonetta. Sono Sandro, mi chiami Anna? Non c'è. Come sta la cugina di papà? Che ne so, sta a Napoli, non scrive mai. Parlo di quell'altra, quella che abita a Milano, sta meglio? È morta. È morta? Sì, 2 anni fa, sotto un tram. Parlo di un'altra cugina, Simonetta, ma non c'è una che sta tanto male? Ah, quella di Napoli. Scrive sempre che sta male perché il marito non lavora e chiede soldi. Papà dice che il marito non lavora dal 1902, da quando è nato. Ho capito, ho capito. Chiamami Tilde. Non c'è. Ma sei sola? Sì. Ma come, ti lasciano sola in casa? Quelle quando si tratta di andare alle feste o a ballare. Ah, sono andate a ballare? No, io non l'ho detto, non l'ho detto. Pronto, pronto. Mannaggia la miseria. Che fai ancora in piedi a quest'ora? Niente, papà. Ma non dovevi tornare sabato? Sì, ma non mi sento bene, non volevo ammalarmi fuori casa. Dormono tutti?
Che cos'hai? Ma niente, sarà un po' di influenza. Zia Matilde è già a letto? No. Non c'è nessuno? No. Dove sono andate? Non lo so. Ma come non lo sai? Credo che siano da Sofia. Da Sofia? Dove? A casa sua. Ma che casa? E che ne so? Dice che è un bell'appartamento. Si vede tutto a Milano. Non mi ci hanno voluto portare perché non avevo il vestito. A me non mi fanno mai niente. Ho provato quello della prima comunione e mi arrivava qui. Zia Matilde ha incominciato a dire che l'erba cattiva cresce presto. È colpa mia se cresco? Mi hanno preso per una pianta di lattuga. Sta ferma, mi fai girare la testa. Lo sai che sono cresciuta 22 centimetri? Ma che succede in questa casa quando non ci sono io? Per una volta che arrivo un giorno prima, a mezzanotte non ci trovo nessuno. Quelle stanno fuori casa, tu sei ancora sveglia. E come faccio a dormire? Quello telefona, tu arrivi. Chi telefona? Sandro. È con loro? Sì, se sa che hanno andato alla festa, succede il 48. Il 48 lo faccio succedere io appena arrivano. Beh, io non ho voglia di starti a sentire. E lascia in pace Sandro. Te lo raccomando, Sandro. Ma è possibile che tu non ti renda conto della fortuna che hai in mano? Hai visto cosa è successo stasera? La prima volta che sei andata a una festa tra gente veramente come si deve. Ma io li vedevo, sai, ti mangiavano con gli occhi. E tu vai a perderti con quel morto di fame. Io voglio sposare chi dico io, non chi dici tu. E poi falla finita. No, non la faccio finita. È un morto di fame, ecco cos'è. Tu dovresti sposare uno di quei signori di stasera. Gente che ha i soldi, insomma. E ti farebbe fare la vita che meriti. Senti, non parliamo della gente che c'era stasera. Perché? Cosa c'è da dire sulla gente di stasera? Molte cose, ti assicuro, molte cose. Va là, vorrei avere io la tua età, ti farei ve... Ben arrivate. Sandro. Ciao, ma si può sapere dove siete state? Ehi, siamo state a una festa. Questo vestito chi te l'ha dato? Quando l'hai comprato? Tutta questa roba, ma chi te l'ha data? Regali. Regali? Ma come accetti regali adesso? Papà, ma che siamo ai tempi di Garibaldi? Ma no, ma non è possibile. Ma che sta succedendo da un po' di tempo in questa casa? E la colpa è tua. Se queste ragazze finiranno male, la colpa sarà tua. Ma te ne accorgi, te ne accorgi? Com'è vestita tua nipote? Ma l'immagini che gliel'ha data tutta questa roba, no? Lo immagini? Un uomo? Un uomo, il mio fidanzato. Il tuo fidanzato è un uomo. E gli uomini non danno mai niente per niente. Noi siamo gente onorata. E dobbiamo camminare a fronte alta. Senti, papà. Se pensi che ora presenti il disonore della famiglia, posso anche andarmene subito. La casa è pronta, è tutto pronto. Mi basta fare le valigie, anzi nemmeno quelle. Quei quattro stracci posso lasciarli alle mie sorelle. Io ho ben altri vestiti da indossare. Io posso dirvi solo questo. Che Dio vi tenga la mano sulla testa. Io ho fatto tutto quello che ho potuto. Certo... Una madre non l'avete avuta. Avete avuto questa per madre. Questa. Io ero un uomo solo. E un uomo solo con quattro figlie. Allora sei stata a una festa? Sì, è stata una festa. Con me. Perché è proibito? No, non è proibito. Soltanto avrei dovuto saperlo, dato che sono il fidanzato. Fidanzato, scusi, sa. Ma lei mi fa ridere. Le piacerebbe, dica la verità, le piacerebbe prendersi su tutta quella bella grazia di Dio lì. Ma certo che mi piace. Che discorsi sono questi? È per questo che la sposo. Intanto non l'ha ancora sposata. E poi, scusi la domanda, ma perché non ne sposa un'altra? Oh, bella, perché preferisco Anna. Ecco, è qui che l'aspettavo. Ma cosa crede? Che piace solo a lei? Ma sa che stasera gli uomini così in giro la mia Anna, così guardi. E gente con posizioni d'oro, non impiegatucci. Ma scusi, lei che vita conta di farle fare? La stessa vita che fanno le mogli dei miei colleghi. E lei le mogli dei suoi colleghi le ha viste? Certo che le ho viste. E sono belle come la mia Anna? Beh, per la verità no, Anna è molto più carina. Ecco, l'aspettavo anche qui. Cioè, Matti, ma tu l'aspetti dappertutto? Simonetta, te va a dormire. Dunque,
Lei è la più bella. E a lei sembra giusto che uno senza mezzi abbia la pretesa di sposare una donna molto bella. Mica più giusto lasciare che sposi un signore. Uno che le faccia fare la vita che si merita. Allora, secondo lei, gli impiegatucci dovrebbero sposare soltanto le donne brutte e lasciare le belle ai ricchi. Grazie a Dio la natura è molto più buona di lei, signora, e fa sì che belli o brutti si amino senza tenere conto delle differenze sociali. Ah, benissimo. E anche comunista. Ma non mi faccia ridere, signora. Non sono comunista. Ho semplicemente del buon senso. Ma si può sapere dove sei stata? Al Canova. E l'hanno nominata Miss Caccia al Tesoro. E il 28 andiamo a Parigi per le finali. E se vinciamo a Parigi, allora sì che ci divertiremo. Voglio proprio stare a vedere. Io non vado a Parigi. Io non vado in nessun posto. Io non ne posso più. Mi voglio sposare. Voglio uscire da questa casa. E se non fosse per papà, non ci metterei più piede. Diglielo, Sandro, che sei stata tu a portarmici. Mi ci hai costretta tu. Sandro, io te lo giuro. Non me ne importa niente, né di Parigi, né di tutto il resto. Chiamati! Ma basta, Simonetta, basta! Va a dormire! Sofì, è scappata! Sofia! Sofia! Ma cosa fai? Vieni su! Me ne vado, non ne posso più, non ne posso più! Allora, papà, io non vado più a Zurigo. No, ci manda uno dei procuratori. Ma perché? Perché qui dentro il padrone sono io e i collaboratori me li scelgo io. Che discorsi sono questi, papà? Da un po' di tempo non mi dai nessun affidamento. Se un altro impiegato si comportasse come fai tu, lo metterei subito alla porta. Ma io, ed papà... è quello che farò se continui così. Hai voluto metterle su un appartamento e su questo posso anche passarci sopra. Ma non posso tollerare che tu viva con lei. E non scherzo, questa volta. Perciò pensa bene a quello che fai. E tanto per cominciare, torna a casa oggi stesso. Che fa quella disgraziata? Sta bene. Tilde e Simonetta sono andate a trovarla. Quando non c'era lui, si intende. Vedessi che bella casa, papà. Altro che questa. Vieni ad aiutarmi. E sta zitta. Chiacchieri sempre. Anni, ma prima mi dici di chiacchierare con papà e poi, appena apro bocca, mannaggia la miseria. Papà. Di, tesoro. Perché Sofia non ci ha invitati al suo matrimonio? Perché si è sposata di sera. Quella sera che se n'è andata? Però a me poteva invitarmi. Io le volevo reggere lo strascico come nei film americani. Avevo persino imparato il passo con la marcia nuziale. Guarda, papà. Dam, dam, da, dam. Dam, dam, da, dam. Anne, quando ti sposi te lo reggo pure a te lo strascico. Perché non vai a studiare? Ciao. C'è una sorpresa per te. Una sorpresa? Vieni. Ah, buonasera, signor Mongardi. Buonasera, avvocato. Indovina. Ma come, non indovini? L'avvocato si è scomodato fin qui per darci la grande notizia. Signor Mongardi, complimenti. Lei ha ottenuto il divorzio. Da stamane alle 11 lei è un uomo libero. Pensa, possiamo sposarci anche tra 15 giorni, il tempo di fare le pubblicazioni. Signor Mongardi, adesso bisogna sistemare la parte finanziaria. Io ho anticipato le piccole spese, ma ora c'è il grosso. E quanto? Oh, sciocchezze, meno di 3 milioni. Beato lei che ha il papà che paga tutto. Filomena? Signora. Buonasera. Arrivederla, avvocato. Sei felice? Sì, sì, certo. Ma cos'hai? Lo dici in un modo. Non ci sarei mica pentito. No. Ma aspettavo che tu urlassi di gioia. Sì, urlo, urlo. Ma adesso sui due piedi non ho voglia di urlare. Senti, quando parli con tuo padre per i 3 milioni, digli anche dei mobili. Sai, oggi hanno telefonato in due. Io credevo che tuo padre avesse già pagato gli antiquari. Tu gliel'avevi detto che hai preso tutto a credito. Ma sì, gliel'ho detto. E allora perché non ha pagato? E che ne so io? Tu non sai mai niente. Mi fai una rabbia. Beh, non voglio litigare, proprio ora che stiamo per sposarci. Adesso telefono a casa mia e gli do la notizia. Chissà come sarà felice, papà. Filomena, chiami casa mia al telefono e domandi se c'è mio padre. Faccio mettere a tavola. Sai, Sofia, io non pranzo qui stasera. Come? Ho avuto una discussione con mio padre. Vuol mettermi fuori dell'azienda. E perché? Per me? Non proprio per te. Vuole che io torni a vivere in casa. Te ne vai. Per qualche giorno soltanto, finché non si calmano le acque. E quando ci sposiamo? Bisogna aspettare un poco, Sofia. Ma gli hai detto in che situazione mi trovo con la mia famiglia? Gliel'ho detto, ma non sente ragione. Tu non sai che uomo è mio padre. Ma anche se lavori nella sua azienda avrai la tua indipendenza, no? Indipendenza? Con mio padre. Ma io dipendo interamente da lui. Non mi ha mai lasciato fare nulla. Tanto diceva di che ti preoccupi, ci sono qua io.
Tutte le volte che ho tentato di prendere l'iniziativa e proporre un affare mi ha detto infastidito: lascia stare, non sono cose per te. Solo lui crede di avere la capacità di concludere degli affari. Ma adesso la situazione è cambiata. Tu stai per avere una famiglia, hai delle responsabilità, devi batterti con lui. Senti, quando mia madre era ragazza, era fidanzata con un compagno di infanzia di mio padre. Mio padre si mise di mezzo e gliela portò via. Una sera che litigarono, mia madre disse a mio padre che si era amaramente pentita di averlo sposato e che avrebbe fatto meglio a sposare l'altro, che era un galantuomo. Il giorno dopo mio padre comprò tutte le azioni della società del suo amico e il pomeriggio le gettò sul mercato. In una notte riuscì a rovinarlo. Il suo amico si sparò. Non morì, rimase paralizzato. Da 20 anni mio padre gli corrisponde un mensile ragguardevole. Ha sistemato tutta la sua famiglia e sai perché? Per il rimorso? No, solo per seguitare a dimostrare che il più forte è sempre lui. Ecco chi è mio padre. Signora, suo padre al telefono. Gli dica che lo richiamo domani. Va bene. Ma cosa credi, che io stia dormendo? Quelli dell'organizzazione mi hanno detto: se sua nipote vince il premio, ha diritto a un contratto con una casa cinematografica, a una pelliccia di visone e a 1 milione in contanti. Ma lo capisci sì o no che è la ricchezza? E poi senti, mi hanno detto che a Parigi ci sono certi istituti di bellezza che una donna la trasformano da così a così. Ti sembro tanto brutta? Ma no, ma io non lo dicevo mica per te. E allora per chi lo dicevi? Per me. Per te. Zia Matti, ma chi vuoi diventare come Sofia Loren? Oh, va, sciocchina. Beh, senti, quando mi avranno sistemato un po', vedrai che se anche mi fotografano vicino a te non ti faccio fare cattiva figura. Pensa, Anna, la faccia della signora Giulia su, quando mi vedrà sulla settimana a Incom, accanto a te mentre scendo dall'aereo con tutti i fotografi in attesa, pensa alla faccia, povera donna. È stata lei che è andata a dire a tuo padre che io non mi sono sposata perché non ho trovato un cane che mi prendeva. Zia Matti, un giorno la signora Giulia mi ha fermato per le scale e mi ha domandato: Simone, è vero che tua zia la notte si mette le bistecche sulla faccia? E tu cosa hai risposto? Le ho detto: che ne so io, veramente papà dice sempre che compriamo troppa carne. Beh, insomma, va di là adesso, va di là a fare i compiti, fino. Vado, ma intanto le polpette non le mangio più. Non sono in condizioni di aiutarti, ma non puoi chiederle a lui. Gli dici che servono a te. È tanto ricco, ma lui non è ricco. È suo padre che è ricco e suo padre per me non tirerebbe fuori nemmeno un centesimo. Tu non sai in che situazione mi trovo anch'io. Guarda, queste sono tutte fatture che non ha pagato. E non ha pagato niente di quello che vedi qui. E ogni giorno i fornitori telefonano. Non ha pagato nemmeno l'avvocato. Vuoi che ti confessi una cosa? Ieri sera ho cenato con il caffè e il latte. E ti lascio in questa situazione. Sono 3 giorni che non vieni qui. Sophie, siamo nate disgraziate. Non lo so. Un po' è anche colpa nostra. Ci siamo fidate troppo. Scusa che vado ad aprire. Buongiorno signora, permetta che entriamo. Scusi se mi presento così, ma questa mattina ho provato a telefonarle, ma il suo numero era sempre occupato. Ma io non ho telefonato a nessuno stamattina e nessuno mi ha chiamato. Va bene, forse allora avrò sbagliato il numero. Dunque, signora, io sono venuto a riprendere quei mobili. Come riprendere quei mobili? Sì, lei sa che c'è una mostra di mobili francesi in questi giorni e vorrei esporne qualcuno perché sono mobili di eccezione. Naturalmente, lei potrà riaverli quando vorrà. Ma scusi, perché non viene quando c'è il signor Mongardi? Può dirglielo lei stessa, signora, tanto lo vede, no? Forza, ragazzi, prendiamo le 2 console e già che ci siamo, i 2 De Pisis e quel tavolo. Così non faccio 2 viaggi. Non mi sembra di fare una bella azione. Ma ho già telefonato 5 volte da stamane. Ma io non posso seguitare a farmi negare. E lascialo fare, si stancherà. L'ultima volta che l'ho vista mi ha detto una cosa che mi ha fatto veramente pena. Pena? Se l'hai retta tutto quello che ti dicono le donne? Caro mio, le donne hanno una vera mania di fare le vittime. Ma ragioniamo fra uomini. Tutti abbiamo avuto delle amiche, ma chi le ha mai sposate? Uno le mette su un appartamento, ogni tanto le fa qualche regaluccio e quando ne ha abbastanza provvede a liquidarle. Questo è quello che devi fare tu con la tua. Sofia non accetterebbe mai del denaro. Cara mia figlia, ho passato la vita da rassegna alle donne. Ho sempre sognato che almeno una volta una di loro lo rifiutasse. Mai successo. Le assicuro, il signore non è in casa. Non è in casa. Buonasera, signor Mongardi. Non è mia abitudine introdurmi nelle case in questo modo, ma avevo qualcosa da dire a suo figlio e visto che non c'è altra maniera di parlare con lui, sono venuta io.
Vuole accomodarsi? Bene, parliamo un po' con calma. Questa situazione non può continuare così. Se mio figlio ha dei torti verso di lei, io sono pronto a ripararli. In che modo? Lo studieremo. Tra gente di buon senso un accordo si trova. Signor Mongardi, c'è un solo modo di risolvere la nostra situazione. Io ho abbandonato casa mia ed ero una ragazza per bene. Suo figlio mi aveva detto che ci saremmo sposati appena ottenuto il divorzio. E il divorzio l'ho ottenuto. E adesso cosa dovrei fare, secondo lei? Tornarmene a casa dopo aver vissuto con suo figlio. E tu non parli? Non hai niente da dire? Sei tornato da papà e da mamma come fanno le mogli alla prima lite col marito. Ma sei un uomo o una donnetta? Ma io voglio sposarmi. E ti aspetti, Sofia, a farlo? Ma lo sai che papà... Quanti anni hai? 30 anni. E a 30 anni hai ancora bisogno che papà ti tenga per mano. Mi ascolti un momento, signorina. Ci lasci in pace, lei. Suo figlio è abbastanza grande per decidere da solo. Lei ha ragione. Io trovo che la signorina ha ragione. Allora stammi a sentire. Ti faccio una proposta che puoi accettare o rifiutare immediatamente. Tu parti per Zurigo. Vai a dirigere la succursale. Ecco il biglietto del vagone letto. È intestato a me, basterà solo cambiare il nome. Il treno parte fra 2 ore. Prendere o lasciare, non hai altra scelta. Se scegli lei, esci da questa casa e non ci metti mai più piede. Del resto io alla tua età me la sbrigavo da solo da un pezzo. Come vede, signorina, lascio mio figlio del tutto libero di scegliere fra lei e me. Aspetto una tua risposta. Questa sera, per la prima volta, ho capito una cosa che non avevo mai capito. Che cosa? Che non è facile comportarsi bene quando si è ricchi. Ci sono dei ricchi che meritano la loro ricchezza e ci sono quelli come lei. I ricchi come me a volte sanno anche essere generosi e credo che potremmo metterci d'accordo, lei e io. Non so che farmene della sua generosità. Ma aspetti a dirlo, non so nemmeno che cosa le offro. La ringrazio, non ho bisogno di lei. E mi lasci spiegare? È inutile, so già di che si tratta. Ma io non sono il suo amico d'infanzia. Quello che si è sparato perché lei l'aveva rovinato. E vorrebbe fare altrettanto con me adesso. In questo momento rappresento per lei il suo amico di turno. Quello a cui dimostrare che il più forte è lei. Ecco, queste sono le bollette di pegno del Monte di Pietà. Per pagare i fornitori ho impegnato tutti i gioielli che suo figlio mi ha regalati. Non mi piace lasciare debiti dietro di me. I vestiti sono nell'armadio. Porterò con me solo quello che indossavo prima di conoscere lui. Il resto lo restituisca a suo figlio, insieme ai gioielli, quando li avrà spegnati. E non vuole che l'aiuti? No, non voglio che lei mi aiuti. Tu, non faccia la bambina, tenga. Come vede, so anche essere generoso. Senta, piuttosto che accettare un soldo da lei, vada a fare la donna di strada. Ma com'è? Non ha neanche guardato la cifra. E pensare che una donna di quel genere è capitata a un tipo come te. Anch'io ho tentato dappertutto. Dove hai passato la notte? Da un amico. Potevi andare a dormire a casa. Sabato e domani, mica ti denunceranno prima. E se gli viene in mente di farlo? Io non mi lascio prendere, tutto piuttosto che questo. È mai possibile che a Milano non ci sia uno che ti presti dei soldi? Avrai dei conoscenti. Niente da fare. Non posso crederci. E tutti hanno detto di no. Beh, veramente non tutti. C'è chi sarebbe disposto ad aiutarmi. E allora? Allora, meglio che cambiamo discorso. Ma che cambiamo discorso? Dunque c'è uno che ti presta la somma. Matilde, la vita non è così facile come tu credi. Nessuno ti presta 1 milione così. Ma insomma, chi è questa persona? Ah. È la signora. Quale signora? Quella che ci invitò a casa. Perché non me lo hai detto subito? Vedi, prima di darmi i denari vorrebbe parlare con te. Con me? E perché? Ma veramente non so, però se ti secca, cara, non ci andiamo. Ma no, andiamoci subito. Va bene. Io preferisco non salire, ti aspetto al portone. Perché? Oh, così, sai, è meglio. Come vuoi. Fidanzato del signor Armando. Ah, falla entrare.
Oh, carina, venga, venga avanti, s'accomodi. La ricevo in camera mia, così parleremo tranquillamente. Suonavo, ogni tanto mi diletto, serve a distrarmi. Ho studiato tanti anni il pianoforte. Oh, le cose della vita. Pensare che volevo diventare una pianista. Sono sempre stata una sognatrice, poi la realtà. Allora, carina, che c'è che non va? Armando mi ha detto che lei potrebbe aiutarci. Oh, certamente, vorrei tirarvi fuori dai pasticci in cui vi siete messi tutti e due. Veramente, signora, nei pasticci ci si è messo lui, non io. Comunque... Ah, no, piccola mia. No, è per lei che si è messo nei guai per poterla sposare. E quindi è la sua parte di responsabilità. E trovo giusto che anche lei faccia qualcosa per lui. Signora, io sono pronta a fare qualunque cosa pur di non vederlo in carcere. Sì, lo capisco. Solo vede, cara... Io non ce l'ho il milione. Ma Armando mi ha detto... Io non ce l'ho. Ma ho qualcuno che può procurarlo. Entro domani. Ma anche entro oggi. Ma questo dipende da lei. Da me? Sì. Perché nessuno dà niente per niente. Perciò, sì, diciamo che c'è... una persona disposta a prestare il denaro, ma non ad Armando. Questo è il punto. E a chi, allora? A lei? A me? Già. A lei? Ma, signora, come faccio a restituire una somma del genere? Io... Ah, non le sarà difficile. Io, come le ripeto, i denari, mi creda, non li ho. Altrimenti ad Armando gliel'avrei dati io. Però ho un'amica che ha una bella pensione e che mi deve molto. Lei li presterebbe. Ma se non mi conosce? Ah, non ha importanza, garantisco io. E mi darebbe il milione? Ma certo. Solo parliamoci chiaro, tanto non abbiamo più segreti. La sua è una pensione come la mia. Ma che dice, signora? Se Armando sapesse quello che lei mi sta proponendo. Ma lo sa? Lei gli ha detto? Naturalmente. Non posso crederlo. E allora domandaglielo. Lui ha detto di sì. Oh, non ha detto né sì né no. Sta a te decidere. È un galantuomo. Se deve andare in galera, lui ci va. Naturalmente così il matrimonio va a monte. E allora cosa racconti a casa? A tuo padre? Hm? Data la tua situazione, non hai da scegliere. Ma è una cosa che mi ripugna. Va là, carina. Se ti ripugnava mi avresti spaccato la faccia appena te l'ho detto. La signora mi ha detto tutto. Tu sei d'accordo? Di. Tu mi sposi dopo. Se vado lì. Ma certo che ti sposo. Come se non fosse successo niente. Rispondi. Cercherò di non pensarci. Non ti vergogni. Non ti vergogni di dire a una che sarà tua moglie. Vai pure in quella pensione. Ci mandi sua figlia in quella pensione se ha una figlia. Signora, la polizia. Fermi tutti, nessuno si muova. Restate pure nelle vostre camere. Io non ci posso credere, signor commissario. Non ci posso credere. Non drammatizziamo, signor Bardellotti. La signorina era, sì, in una pensione dove una ragazza per bene non dovrebbe mai mettere piede. Ma stia tranquillo. Ho interrogato tutte le persone che si trovavano nella pensione, dalla padrona alla cameriera. Ringraziando il cielo, la signorina non aveva nulla a che vedere neanche lontanamente con quelle disgraziate. Ma allora che ci facevi là? Cara signorina, è mio dovere informare suo padre su ciò che lei faceva in quella pensione. Sua figlia c'era andata per incontrarsi con il fidanzato, che è un amico della padrona. Era il mio fidanzato. Ora ci siamo lasciati. Ero andata appunto là per dirgli che non volevo più saperne di lui. Conosce bene questa signora Armando. Oh, è un distinto signore, non c'è che dire. Una ragazza che lo vede passare nella sua automobile ben vestito e sicuro di sé dice è un vero signore. Solo che non è un vero signore, ma un vero mascalzone. Sa fare molto bene le cose sue.
Due anni fa una denuncia ci fece aprire gli occhi. Aveva raccontato ad una ragazza di aver rubato una somma e le aveva proposto di andare in una casa di appuntamenti per salvarlo dalla galera. La ragazza, per fortuna, non abboccò e venne qui da noi. Risultò che non aveva rubato nulla, ma era solo una scusa per avviarla alla prostituzione. Lo aveva già fatto altre volte, ma purtroppo non c'erano prove. Non avrà mica raccontato per caso qualcosa di simile anche a lei? No. No, mai. Va bene. Firmi questo, è il verbale. Noi teniamo conto che lei è una ragazza di buona famiglia, quindi quello che ci siamo detto non uscirà di qui. Caro signor Bardellotti, sono un padre di famiglia anch'io. Ho due figlie della sua età. Ma se non sbaglio, è meridionale anche lei. Di dov'è? Di Napoli. Ah, io sono nato a Castellammare. Ma mi dica in confidenza, ci si trova bene lei qui a Milano? Io francamente no. Ci sono troppi soldi quassù. Mia moglie dice che è un bene, così le nostre figlie sposeranno uno ricco. Mo'. Arrivederla, signor commissario. Arrivederla. E grazie di tutto, eh? Di niente. Dove abita tua sorella? Che vuoi fare? Voglio parlare con quell'altro distinto signore. Va a finire che un tipo come il tuo. Dove abita? Via Corridoni numero 2. Tu vai a casa e non parlare con nessuno di quanto è successo. Finché non arrivo io, hai capito? Sei senza luce. Non mi sembra molto allegro qui. Vedo che sei anche senza mobili. Ma sentire le tue sorelle, questa era una reggia. Non mi pare. Quel signore non c'è? No. Visto che non sei ancora deciso a venire da me, sono venuto io da lui. Quando torna? Non torna più. Ah, t'ha lasciata. Guardami bene. Tra padre e figlia ci possiamo dire tutto. Che è successo? Perché? Ma che v'ho fatto io? Ma che v'ho fatto? Quella va a finire al commissariato, tu. Tu volevi ammazzarmi. Tutto questo per due mascalzoni che non valgono un'unghia del vostro piede. E lo so. Quello marciava in automobile e il tuo pure. Ora capisco tutto. Andiamo a casa, Sophie. Dobbiamo ricominciare tutto da capo. Sandra aveva ragione, dobbiamo ricominciare tutto.
Allegria, allegria! Sono andata dalla sarta, ti fa due belle princesine e vita bassa. E per il pagamento di ritorno da Parigi. Ah, perché tu vai a Parigi? Certo, insomma, perché è una novità. E Sandro? Ma cosa c'entra Sandro? È già che c'entra. Sei tu che decidi tutto, no? Beh, Sandro questa volta ha deciso diversamente. Ha deciso che a Parigi ci vai tu. E ti presenterai tu al posto di Anna. Chissà che non ti facciano miscaccia al tesoro. Senti, invece di far tanto gli spiritosi, perché non parliamo un momento seriamente? Le piace tanto questo suo Sandro? Beh, se lo sposi. Ma perché non aspettare il ritorno da Parigi? Si tratterà di una diecina di giorni. Va bene? No, che non va bene. Vero, Sandro? Sandra ha deciso diversamente. Ha deciso che sua moglie a Parigi non ci va. Ma cos'è questa storia? È una storia semplicissima. Loro si sposeranno tra un mese e in questa casa comando io. Si voleva far rifare la faccia all'istituto di bellezza. Il cervello ti dovresti far rifare a Parigi. Senti, io ormai ho già fatto delle spesette. E poi lei a Parigi ci viene, con me. Dovessi portarcela con la forza. E lascia in pace, Anna. Non ci seccare più, hai capito? Ah, è così che rispondi alla zia? Sì, è così che ti rispondiamo. Anche tu? E sei tornata per dirmi questo? Sì, siamo venute, tilde Dio, per dirti che è ora di farla finita. E lascia in pace, Anna. È la migliore di noi. Se nel mondo ci fossero tutte brave ragazze come lei, sarebbe diverso. Ma cosa succede stasera? Succede che qui si cambia sistema. Alla finestra ti ci metti tu. E se passa qualcuno in automobile, te lo sposi. Insomma, cosa volete tutti quanti da me? Vogliamo dirti che abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato tutto. Certo, Sofia e io abbiamo la nostra parte di colpa. Ma anche tu. Da quando eravamo bambine non hai fatto altro che ripeterci che dovevamo cercarci un marito ricco. E noi ti siamo state a sentire. Ma io non... Papà, posso dirti una cosa? Dimmi. Quando sei venuto a casa mia, ti ho visto per la prima volta. Non ti avevo mai visto. Ma che dici? Sei così buono, onesto, per bene. Eri seduto sul letto. Con i tuoi capelli bianchi. E ho sentito tanta tenerezza per te. Per la prima volta mi sono accorta di quanto ti voglio bene. Se penso che ti ho trattato in un modo... Un padre non ci fa caso. Basta che i figli gli vogliano bene. Anche se qualche volta ci siamo detti delle cose... In fondo ci volevamo bene. La vita in comune non è facile. Quante volte ho perso anch'io la pazienza. Sono arrivato perfino a pensare che era meglio che fossi vissuto solo. Invece avevo torto. La famiglia è sempre meglio di qualunque altra cosa. Alla fine ci si ritrova sempre. Ah, perché il Bardellotti? Ti vuole il direttore. Caspita, ti sei vestito a festa per parlare con lui? No, mi sono vestito a festa perché mia figlia si è sposata stamattina. Ah. Tra poco andranno all'aeroporto, va a finire che non faccio nemmeno tempo a salutarli. C'è il Bardellotti, signor direttore. E fanno il viaggio di nozze in aeroplano? E che sia di straordinario, che siamo ai tempi di Garibaldi. Poi lui è impiegato alle linee aeree, il biglietto gliel'hanno offerto gratis. Caro Bardellotti, venga, venga. C'è qui un signore che desidera parlarne. A me? Che schiva il Bardellotti, signor Mongardi. Con permesso? Caro Bardellotti, non si stupisca di vedermi qui perché sono nel mio ufficio. Già, la ditta in cui lei lavora è mia. Sì, perché oltre ai miei stabilimenti io controllo 26 fabbriche. Si accomodi. Mi sono informato sul suo conto. Non c'è niente da dire. Mi risulta che lei è una persona per bene. E che l'ho mal giudicata. Le confesso sinceramente che... Ero convinto che lei fosse al corrente di tutto e che ci speculasse. Mi sono sbagliato. Le devo perciò delle scuse e la prego di accettarle. Oh, ma adesso mi dica un po', che cosa fa sua figlia? Lavora. Si guadagna da vivere adesso. Ah, è una ragazza in gamba, sa? Mi ha fatto capire molte cose e le ha fatte capire anche a mio figlio. Grazie a lei si è vergognato tutto d'un tratto di vivere alle mie spalle e mi ha piantato. Se n'è andato a Torino, lavora e in fondo se la cava. Impara a camminare da solo. Soltanto che io non ho che un figlio.
e vorrei che tornassi a Milano. È umano, no? Ma tornando qui, penso che finirebbe per incontrare sua figlia. E che altro vuole ancora? Caro signor Bardellotti, parliamoci francamente. Io so che un tempo lei non voleva che sua figlia lavorasse, preferiva che si sistemasse sposandosi. Io non permettevo a mio figlio di lavorare, perché mi piaceva lavorare anche per lui. Volevamo tutte e due rendere la vita facile ai nostri ragazzi, e invece abbiamo sbagliato. Le propongo perciò di cercare di riparare. Quei figlioli sono fatti l'uno per l'altro. Cosa ne pensa lei? Quello che pensiamo lei e io non conta molto. Quello che conta è solo quello che pensano i nostri figlioli. Facciamo una bella cosa, allora. Sentiamo un po' che idee hanno loro. E poi torniamo a incontrarci. Va bene così? Mi auguro di rivederla presto. Caro signor Bardellotti, sono proprio contento di averla conosciuta. Arrivederla. Anne, scusa tanto. Arrivederci allora, signora. Ma me la deve chiamare una persona. Proprio adesso. Dopo ti devo dire una cosa. Sì, buone, non far arrabbiare papà, capito? Va bene, sarò buona. Studia intanto che sono fuori. Sì, studio. Ciao. Ciao. Adesso che tuo marito, perché non lo fai pettinare come Marlon Brando? Quanto sei noiosa con questo Marlon Brando. Arrivederci. Ciao. 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 Buon viaggio. Ciao. Ciao. Andiamo, testa matta. Sofì, sai che ho pensato? Di? Che non voglio diventare grande. Che? Ma sì, prima dicevo appena divento grande mi sposo. Chissà come sarò felice. Adesso capisco che non è così. Va bene, Annetta si è sposata. Ma voi due, credete che non lo capisca quello che avete passato? Tutto per voler prendere marito. E allora che vuoi fare? Non voglio diventare grande, così non mi sposo. Tu diventa grande, ci pensiamo noi due a farti essere felice.